nel tram di Posillipo al tempo dell'està, un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, amica d'India for, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza un'andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E s'ammucaia signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, a gente ci guardavano, dissi: signor scendi. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niettemi io solo ca signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnaiem 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo. Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un cafone fora, e ghiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tucca, sentette tuzzulia, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, co gunderà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che via vecchia panova non s'atta mai cagnare.